Tre dischi da portare su un'isola deserta, ma un'isola deserta al centro del mar Mediterraneo. Ciao, mi chiamo Simone Lanzoni, sono un cantautore e nel video di oggi vi racconto quali sono, secondo me, i tre dischi più importanti della storia della canzone italiana. Fare le classifiche è sempre un'impresa molto difficile, soprattutto limitarsi a soltanto tre titoli, ma ho cercato di fare del mio meglio. Prima scelta che faccio nel mio personale podio, forse un pochino banale, ma è Rimmel di Francesco De Gregori. Terzo disco del Principe, uscito nel 1975, è l'album della consacrazione definitiva di questo grande cantautore. In verità i due dischi precedenti non erano stati capiti al 100%, spesso criticati per un eccessivo ermetismo e cripticità nella scrittura, però De Gregori dimostra un grande talento che viene subito intravisto da Fabrizio De André, che lo vorrà al suo fianco per la scrittura di quello che sarà il suo volume 8. E questa esperienza di scrittura a fianco a quello che è il più importante cantautore del momento in Italia avrà una forte influenza su De Gregori, che proprio durante questa esperienza nella casa in Gallura in Sardegna di De André scriverà buona parte dei brani che fanno parte di questo disco. Rimmel è un album vincente ed è vincente partendo anche dalla forma. Sono 9 brani e la totale durata è inferiore ai 30 minuti. 9 singoli senza nessun riempitivo e che quindi quando l'ascoltatore arriva in fondo automaticamente decide di riascoltare l'album da capo. La scrittura di De Gregori, oltre ad essere raffinata ed un altissimo livello, porta alcuni elementi assolutamente innovativi nella canzone italiana. In particolar modo nella scrittura dei testi, dove si approccia in modo assolutamente cinematografico, dove le parole rappresentano in un certo modo l'occhio di una telecamera attraverso la quale racconta la storia. Tra l'altro De Gregori esce dagli schemi classici del cantautorato che fino a quel momento avevano dettato legge, come ad esempio l'utilizzo costante della rima, abbracciando invece un utilizzo molto saggio e molto complesso della metrica e delle assonanze. La collaborazione con Fabrizio De André, che in verità non è presente direttamente su questo disco, è sicuramente un'influenza. Ciò che è presente a livello collaborativo su questo album è sicuramente la scrittura di Pablo assieme a Lucio Dalla, che in un certo modo anticipa quello che sarà Banana Republic, una delle collaborazioni tour più importanti della storia della canzone italiana. Su Quattro Cani, sul Senior Hood e su Piano Bar si è scritto tantissimo cercando di capire chi fossero i riferimenti, alcuni più velati, altri meno. In ogni caso, quello che rimane sicuro è che Rimmel di Francesco De Gregori è un capolavoro assoluto. Dovendo scegliere soltanto tre dischi, era obbligatorio mettere dentro qualcosa di Lucio Battisti, il più grande songwriter che abbiamo avuto in Italia. E personalmente considero Anima Latina non solo il suo disco più alto, ma una delle opere più importanti scritte nel nostro paese. Lucio Battisti, quando realizza questo album, è all'apice della sua carriera, ma è anche in un periodo di costante rinnovamento, rinnovamento che poi lo caratterizzerà per tutta quanta la sua storia discografica. Prima di scrivere questo album fa un viaggio in Sud America, viaggio che avrà un'importanza fondamentale per la scrittura di questo disco. Ritorna e decide di iniziare a lavorare ad un album, una forte influenza dalla musica sudamericana, riportando però soltanto alcune caratteristiche viste attraverso i suoi occhi. La scrittura di Mogol dei testi porta questo album molto vicino a quello che può essere un concept album, dove i protagonisti di tutte le canzoni sono sempre l'uomo e la donna, il soggetto maschile e femminile visti anche in una maniera molto più alta di quello che si è espresso fino in quel momento nella canzone italiana. È un disco che all'interno la grande sapienza di scrittura di Lucio Battisti, gli elementi della cultura musicale sudamericana, ma anche elementi di progressive di cui Battisti si è già avvalso, ad esempio, nel nostro Caro Angelo. È un album che per la prima volta pone l'ascoltatore in un ruolo attivo. Battisti fa una scelta ben precisa di produzione, lasciando la voce, come sempre si è fatto nella storia del cantautorato italiano, è sempre in primo piano, presente, che deve sovrastare tutti gli altri strumenti, qua viene nascosta, perché viene richiesto a chi sta dall'altra parte delle casse o delle cuffie ad ascoltare questo disco di fare uno sforzo, di stare concentrato ed ascoltare le parole, di modo che questo sia un percorso che debba fare in primo luogo l'ascoltatore. Anima Latina è un album estremamente avanti. Non trovo assurdo dire che quello che poi faranno band come Radiohead con OK Computer 25 anni dopo sia troppo distante da quello che Battisti sta sperimentando in questo lavoro. Fabrizio De André è personalmente il cantautore che ho più nel cuore, perché è quello con cui ho approcciato il mondo della canzone d'autore italiano,
quando ero più piccolo e rimane per me un capostipite assoluto della nostra canzone. Scegliere un album di De André non è facile e io personalmente considero Le Nuvole come il suo capolavoro assoluto. Sono forse uno dei pochi tra i fan di André a considerare questo disco superiore agli altri, ma vi spiego le ragioni, che sono in parte personali e in parte oggettive. È l'album che sicuramente mi ha richiesto più sforzi per riuscire a capirlo. Per anni io ho considerato Le Nuvole come una sorta di disco di riempitivi, di brani tra virgolette minori che lui ha inserito creando un disco solo. In realtà non è così. Le Nuvole è un disco estremamente eterogeneo e proprio il fatto di essere estremamente eterogeneo è un po' il suo scoglio iniziale, ma è contemporaneamente la sua forza, perché questa grande eterogeneità che è fatta nelle musiche, perché qua dentro trovate di tutto, dalla canzone popolare, trovate della scrittura cantautorale più moderna, più ispirata al mondo di Leonard Cohen, trovate la scrittura mediterranea, quella che lui ha sviluppato largamente con Creuse des Mains qualche anno prima. Ecco, tutta questa grande eterogeneità in verità è tenuta insieme da una grande sostanza di fondo. C'è una coerenza molto forte che si muove all'interno di tutti quanti i brani, creando questo disco come una sorta di viaggio che ha un inizio, un percorso, una fine. Non solo, De André parte dal concetto delle nuvole di Aristofane per creare un'opera che è assolutamente contemporanea al momento storico in cui sta vivendo, quindi l'Italia dell'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso. Questa eterogeneità nella scrittura è anche sottolineata dalle collaborazioni che lui ha in questo disco. Per la prima volta si avvale di collaboratori diversi. Abbiamo da un lato Massimo Bubola, con il quale aveva già scritto Rimini e aveva caratterizzato un suo piccolo ciclo di scrittura di songwriting fondamentale. Poi abbiamo Mauro Pagani, con cui ha intrapreso il viaggio di Creuse des Mains, e poi Fossati, con cui anticipa quello che sarà la scrittura dell'ultimo grande capolavoro di De André, che è Anime Salve. Quindi la coerenza è l'elemento fondamentale che rende questo album un capolavoro, e anche il fatto di rappresentare in un certo modo il riassunto di quello che è il periodo finale della scrittura di De André, un percorso che per tutta la sua carriera si è elevato sempre di più, rendendo Faber forse l'unico cantautore che non ha mai fatto un passo falso e che anzi, disco dopo disco, ha tirato sempre più su l'asticella. Bene, grazie a tutti per essere arrivati fino qua. Vi chiedo, per chi non l'avesse fatto, di iscriversi al canale se avete voglia di supportarmi, per me è molto importante, magari lasciare un like al video. Per il mese d'agosto non sarò presente, mi prenderò in verità una piccola vacanza, tra virgolette vacanza per modo di dire, perché sto lavorando a molto materiale e a molte sorprese che inizieranno già all'inizio di settembre. Intanto auguro a voi buone vacanze e ci vediamo tra un mese. Ciao!